Guzzo Guzzi nasce a Firenze il 26 marzo del 1881 da una famiglia di artigiani. Il padre difatti produceva cappelli in paglia, ma successivamente la bottega fallì e Guzzo decise di trasferirsi prima a Parigi e poi a Londra, dove fu assunto come ascensorista in un famosissimo albergo prestigioso. Iniziò quindi a lavorare a stretto contatto con il lusso e la ricchezza inglese, che lo fecero appassionare agli eleganti bagagli di facoltosi ospiti. Così iniziò ad avere gusto e qualità dello stile e si appassionò all'equitazione. Queste nuove passioni furono il punto di svolta nella sua vita, perché grazie ad esse si cimentò nella produzione di accessori in pelle. 1921 torna a Firenze e a 41 anni apre la sua prima azienda specializzata nella produzione e nella vendita di valigeria e pelletteria. Per le produzioni utilizza materiali diversi dalla pelle, come la canapa, la juta e il lino. Negli anni 30 invece fonda la sua seconda boutique a Roma, dove produce il primo paio di mocassini con il filo dorato, ancora oggi di grande tendenza. La sua creatività e la voglia di innovazione lo portano nell'elite della moda, grazie all'invenzione della prima hip bag con il manico in bambù, diventata famosa grazie alle star di Hollywood, caratterizzato dai nastri verdi e rossi. Due colori che ancora oggi tingono la palette Gucci. Difatti, il verde richiamava i ricchi proprietari terrieri e il rosso rappresentava le giacche degli aristocratici inglesi. Ed è proprio da Gucci che prende ispirazione l'ultima borsa che ci propone l'angolo di Chris, eseguita con il cotone Donny e il classico moschettone sulla pectora. Ti aspettiamo per realizzarla!